questi ultimi giorni al grande fratello Tommaso Franchi si è lamentato più volte della mancanza di privacy, per potersi rilassare, da solo. Sì, ma la telecamera in bagno è attiva. Quindi se uno vuol liberarsi in quel senso è impossibile. Il GF fino in queste notti si è avvicinato molto a Maria Vittoria Minghetti, e tra i due c'è stato anche un bel bacio. L'idraulico toscano ai suoi amici ha spiegato come questa vicinanza alla coinquilina sia anche dovuta agli ormoni e nel farlo ha usato parole non troppo eleganti, che sono arrivate all'orecchio di Maria Vittoria. La ragazza infatti ha ripreso il suo amico speciale e gli ha raccomandato di non dire queste cose stasera in diretta. Così non va bene. Modera le parole. Hai capito? In diretta non lo dire. Non è bello da sentirsi dire a una donna, è solo per TR asterisco 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 re, perché non TR asterisco 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 da tanto. Tommaso Franchi parla a Enzo Paolo, Carmen e Luca. Con lei solo qualcosa di fisico. Durante una chiacchierata con i GFini più adulti, Tommaso si è contenuto ed ha spiegato che l'avvicinamento a Maria Vittoria è dovuto non al cuore, nemmeno alla testa, ma ad altro. Ho fatto un discorso a Mavi, tanto non riuscivo a dormire, le ho detto quello che pensavo, quello che sentivo dentro, per essere chiaro. Per me con lei è più una cosa fisica perché comunque è un mese che sono qui dentro ed ho bisogno di quello, ho voglia di quello. Però comunque ho 24 anni, voglio questo. Se lei vuole fare una cosa seria con una persona, mi ha anche raccontato che ha avuto pochi ragazzi, 3 o 4, è giusto dirglielo se no ci rimane male. E loro in confessionale mi hanno fatto: vabbè dai, magari si liberano le altre ragazze. Ma che si liberano? Ho detto al grande fratello di mandare una mia coetanea. Io ad oggi sto con Maria Vittoria per una cosa fisica, perché mi manca quello.